Sì, buonasera Simona, buonasera a tutti i telespettatori dalla redazione di Occhio alla Notizia. Giustamente un nubifragio, tanta acqua in quelle ore, a cominciare dalle 11 di ieri sera, ma partiamo appunto da quei momenti. Vediamo che cosa è successo in questo riassunto. Ormai tutti conosciamo il termine bomba d'acqua, un modo moderno coniato dai mass media per definire un fenomeno antico ma in aumento per il riscaldamento globale. Un violento nubifragio dove alle volte le precipitazioni superano i 50 mm in poche ore. Siamo a Marotta, sono le 23 di ieri quando inizia a piovere e piove forte e senza sosta fino alle 5:30 della mattina di oggi. Risultato? Tutta la zona di Via delle Regioni e Traverse, Marotta Nord, la nazionale nel tratto vicino alla Pergolese si trasformano in una gigantesca pozzanghera di acqua e fango. Sente il rumore dell'acqua. Ma giù al semaforo. Strade bloccate, acqua ad altezza del ginocchio, grida di paura. Smarrimento e impotenza sono le sensazioni di chi vive quei momenti. Mentre cerca di strappare al fango, che sembra non arrestarsi mai, le cose che può. Lui ce la fa? L'acqua entra impietosamente negli scantinati, nei seminterrati, nelle cantine. Le auto vengono affogate nei garage pieni d'acqua. Mobili, elettrodomestici, tutto va sotto e nulla si può fare se non chiamare i pompieri e rivolgersi ai soccorsi. Al COC allestito nella sede della polizia locale arrivano in pochi minuti oltre 30 chiamate ed è il panico. Ha piovuto veramente tanto, ha fatto quella che si chiama la classica bomba d'acqua e qui poi stranamente, cosa che non mi è successo, praticamente è arrivata una gran quantità d'acqua che ha invaso tutta la statale e alcuni garage che sono qua alle nostre spalle. Ecco, l'acqua è arrivata dalla zona nord, che cosa pensate sia successo? Ma pensiamo una grande ostruzione in uno dei bacini di sfogo, pensiamo una grande ostruzione, ancora non siamo riusciti a vedere perché stanotte quando abbiamo cercato di fare un sopralluogo era tutto completamente inondato. E adesso c'è la protezione civile e qualcuno della giunta che è andato a fare un sopralluogo, ma ancora non abbiamo notizie. La situazione è una situazione molto di emergenza, soprattutto per le famiglie di Marotta, perché hanno subito questo violento nubifragio, soprattutto gli allagamenti per quanto riguarda i garage, gli interrati, i seminterrati, anche come vedete dietro di me anche gli asili e gli asili privati. Quindi c'è una situazione veramente di emergenza. Noi abbiamo messo in campo tutte le forze, quindi la protezione civile regionale, gli operai del comune, dell'ufficio tecnico, la polizia locale, i vigili del fuoco, e stiamo cercando di fare il massimo per essere vicini ai cittadini. Anche i cittadini hanno fatto tanto in questa lunga notte, che ci ha tenuti svegli tutta la notte, insomma. E mentre noi siamo qui che documentiamo quello che è avvenuto, i volontari, le titolari dell'asilo sono all'opera dall'una di questa notte, stanno ammassando qui nel verde dell'asilo quanto è possibile ammassare, tutto ricoperto di fango, sacchi, vettovaglie. Ci sono addirittura i cassetti con le stoviglie completamente invasi dal fango. Qui vedete, è tutto un mare di fango, è allagato lo scantinato, è arrivata l'acqua fin quassù all'asilo ed è un tappeto di fango. Non si sa quando l'asilo potrà riprendere l'attività. Purtroppo una brutta sorpresa stanotte perché il piano, completamente il piano sotto si è allagato fino al soffitto. E da stanotte all'una fino adesso ancora non hanno finito di tirar fuori tutta l'acqua, ci abbiamo tutto da buttare completamente e l'attività adesso è ferma, quindi i bimbi non possono arrivare. Abbiamo problemi seri, spero che qualcuno ci venga a aiutare, un aiuto, una mano sia ai nostri vicini, sia al comune, la regione, qualcuno che ci dia una mano, abbiamo veramente bisogno e spero che, ecco, le nostre preghiere un po' vengano esaudite perché siamo un po' in crisi. Bisogna che vai a vedere. Vieni qua, doveva venire. Vieni qua. Ok. Mi sta un po' dipendendo. Ancora sta pagando. Ancora sta dipendendo pagando. La carriola te la trovo. Mi fai il favore, eh?
E qui siamo nel seminterrato dello stabile, anche questi locali dell'asilo, qui c'erano le cucine, c'erano i lettini. Vedete, noi siamo al piano utilizzabile dai bambini e qui c'è il segno di dove è arrivata l'acqua, vedete. Siamo quasi al limite del soffitto, qui era tutto coperto d'acqua. Potete vedere la riga lì di dove arrivava l'acqua, quindi potete immaginare, galleggiavano, le ha strabazzate tutte. Purtroppo la fortuna che non c'eravamo noi dentro, mettiamo così, purtroppo i danni ci sono. A che ora è arrivata l'ondata? L'ondata io penso di aver visto, penso intorno alle 11, ma si è proprio trattato di minuti perché non era percepibile il guaio se non quando abbiamo deciso di spostare le macchine e le abbiamo già viste che galleggiavano come volevano in mezzo a... Avete fatto una valutazione dei danni più o meno? Ovviamente sono due macchine nuove, questa è da finire da pagare, le premetto perché col finanziamento che... Quella penso che sia una macchina che venga sui 24-25 mila euro, consideri che ha 2 anni più o meno, questa sappiamo tanto una panda quanto viene, è da finire 2 anni lo stesso, più o meno c'ha 2 anni e 2 mesi, 2 anni e 3 mesi. Più i danni allo stabile, all'immobile. I danni allo stabile sono ingenti perché avevamo strutture in cartongesso che sono crollate e ovviamente vabbè, i muri penso che questi per ripristinarli ce ne vorrà, caldaia in tilt quindi da sostituire, siamo senza corrente elettrica nei 2 piani della casa e quelli che mi vengono in mente questi, vabbè, a parte i mobili vari che ci sono, oggettistiche varie tutte da buttare, e, anzi se sappiamo dove buttarle forse perché sono tante. Ci sono biciclette, vabbè, quasi tanto quello che si può tenere in un, penso, in un garage. Allora, da quanto siete qui che spalate, diciamo? Io dalle 6:30 circa. Tutto il garage? Tutto il garage, fortunatamente non abbiamo grandi cose, quindi era più un ripostiglio per noi. Purtroppo altri hanno disastri, insomma, più grossi, danni più grossi. Io ho scaricato mia moglie, ho fatto in tempo a mettere la retromarcia, scappa via, l'ho portata là al palazzetto dello sport, che è su alto. Cioè, ma era una roba pazzesca, la strada, non vedevi niente, marciapiedi, tutto casino. I tombini non ricevevano, buttavano fuori l'acqua? No, i tombini non riuscivano a tenere, veniva sull'acqua. A che ora siete arrivati voi? Io sono tornato da Fano che erano verso le 11:30 e già pioveva, però ancora la statale era tutto. Come abbiamo girato di qua c'era una marea che veniva dalla collina, veniva giù proprio fango a volontà. 1,5 metri d'acqua giù garage, tutto all'aria, tutto congelatori, tutto. I signori politici, oggi non se ne vede uno. Prima delle votazioni tutti i giorni erano qui a mettere i bigliettini nelle poste, nelle buche. Io ho lavorato una vita per farmi una macchina. In 2 minuti l'hanno distrutta. Senta, nel giardino, tra il delirio che c'era in quei momenti, avete visto anche un pesce. Positivo, apparentemente sembrava una carpa, anche se non ho molta esperienza in merito. Però insomma l'avete trovata nel giardino, quindi come ci è arrivata? Sicuramente con l'acqua che veniva dalla direzione pergola, rotta. Ecco, il vostro garage era completamente lagato, le macchine galleggiavano. 30 anni che abito qui non c'era mai successo un fatto del genere. E le solite piogge più o meno, non succede assolutamente nulla. Questa volta c'è stato qualcosa di più che non so che, per quale motivo. Ma i danni sono molti perché c'ho il bruciatore che non va più, la lavatrice è finita, tutto i danni che ha fatto 7-8 mila euro di danni e niente. E lo avete sentito nelle cronache di quelli che abbiamo intervistato, la comparsa di questi pesci, di carpe, ha fatto subito pensare al laghetto di pesca sportiva che si trova sopra la collina in direzione San Costanzo, Big Fish il suo nome. Noi siamo stati lì proprio per vedere com'era la situazione e abbiamo incontrato il suo proprietario. Sentiamo che cosa ci ha detto. Ma questa è una fortuna per Marotta, per tutto quello che è il condotto dal fosso andare giù a Marotta, perché altrimenti tutti i metri cubi d'acqua che qui sono comunque si è fermati e diluiti pian piano, fa solo da polmone, altrimenti qui sono 13.000 metri di lago con 1,5 metri d'altezza, fa subito i conti, sono 18.000 metri cubi d'acqua.
Che non sono andati giù. Che non sono andati giù, ma li ha accumulati e rilascia lentamente. E quindi l'acqua è arrivata da dove? È arrivata dalla collina, è arrivata alla fanga, siamo andati su con gli stivali, io con il geometra, ma non si riusciva neanche a camminare. E quindi quei pesci, terreni lavorati, poi chiaramente quando piove più del dovuto, ovviamente non è colpa di nessuno, ma i disastri saltano fuori. Perché comunque questo fosso raduna l'acqua di tutta la vallata. Sì, ma qui non so se sono 80-100 ettari di terreno, la sua Montecapellano, poi in cima si collega anche l'acqua comunale, tra l'altro dalla strada passa nei terreni passa il fosso e il fosso arriva qua. Comunque il lago non è esondato, quello che è arrivato dal canale. Perché è passato sopra, perché chiaramente se in un litro d'acqua uno dice passa il nitro, ne passa 300 litri, il tubo un po' non può tenere. Non è neanche una cosa prevedibile, perché il tubo là funziona, lo scarico è attualmente come ci sono i permessi, perciò la diga non si è mossa, non si è toccato niente, solo l'acqua è passata sopra. Ma qui non fa danni perché l'acqua scivola via nel piano, non è una vallata che tende a scavare, che se fosse un canale, lì passa veloce, passa forte, scava. Qui è andata via su 60 metri di in piano, sarà saltata fuori di 2 centimetri di acqua. E quindi quei pochi pesci che sono andati giù sono andati fuori. Fortunati, hanno trovato più libertà. Insomma, comunque il lago non ha colpa. No, assolutamente. E sul posto anche il comandante dei carabinieri della stazione di Marotta e responsabile della polizia urbana. Come avete visto dalle nostre immagini, gli argini del lago hanno tenuto, anzi è stato un toccasana, perché se il bacino non avesse fatto da polmone di contenimento, per Marotta le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Pensate soltanto a tutti quei metri cubi di acqua che uscivano, con quale forza sarebbero arrivati a valle. E allora i pesci perché sono arrivati fin giù? Perché praticamente proprio per evitare lo straripamento del lago sono state aperte le chiuse di troppo pieno e anche le grate che filtrano le sporcizie, i detriti che sono nel lago sono state aperte per evitare proprio che i tronchi facessero da tappo, e così qualche pesce è passato ed è arrivato fin giù a valle. Ecco spiegato il perché della loro presenza nei giardini giù a Marotta. Il neosindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, ha eseguito la situazione anche in tempo reale e chiederà alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Ecco che cosa ha detto ai nostri microfoni proprio nelle prime ore di questa mattina. Soprattutto sono state colpite le zone di Marotta Centro e la parte della nuova Marotta annessa. Quindi Marotta Nord. Adesso con l'ufficio tecnico stiamo valutando che cosa sia effettivamente successo. Sicuramente è stato un violento acquazzone, però vogliamo capirci più a fondo. Ecco, che cosa pensate di fare nelle prossime ore? Chiederete lo stato di calamità? Sì, sicuramente chiederemo alla Regione Marche il riconoscimento dello stato di calamità, perché ci sono molti danni che hanno subito i privati, e cercheremo il più possibile di aiutare le nostre famiglie. Comunque i cittadini che avessero bisogno di comunicare con voi o situazioni critiche hanno un numero a disposizione? Sì, come dicevo prima è stato istituito il COC presso il comando della polizia locale a Marotta, il numero è 0721 960629, quindi per qualsiasi emergenza gli operatori ci sono, insomma, sono a disposizione dei cittadini. E proprio a questo riguardo il comune di Marotta ha attivato il servizio di raccolta dei rifiuti e delle masserizie che sono state rovinate dal fango e dall'acqua. E allora, con l'ausilio di alcuni cartelli, vediamo come sarà predisposto questo prelievo. Il materiale dovrà essere esposto nelle vie seguendo questo calendario. La zona di Marotta è servita dalla ditta Onofaro e sabato 11 giugno dalle ore 14 a domenica 12 giugno per l'intera giornata. Poi la zona di Marotta, ex Fano, è servita dalla ditta Aset S.p.A. sabato 11 giugno dalle ore 6 alle ore 19 e domenica 12 giugno dalle ore 6 alle ore 12. Bene, e questa era la cronaca di questa nottata e di questa giornata. Restituisco la linea allo studio, a te Simona.